La bandiera del Consiglio nazionale di transizione sventola a Sirte. I soldati del nuovo governo libico ne controllano l'aeroporto e diversi quartieri. Ma sparsi tra le case della città natale di Gheddafi, i suoi uomini combattono ancora e i cecchini sono all'opera dai tetti. Spezzare le ultime resistenze dei lealisti ben addestrati è più dura di quanto prevedevano gli insorti combattenti, spesso improvvisati. Battaglia aspra e disordinata anche a Bani Walid, 180 km da Tripoli, con i ribelli costretti a ritirarsi nel deserto dalla feroce resistenza dei pro-Gheddafi. Le truppe del nuovo governo ora avrebbero in mano il nord della città e continuano ad attaccare, ma accampate da settimane alle sue porte hanno subito pesanti perdite e non riescono a sfondare. Questione di tempo, dicono. Quello che è certo è che questa guerra fratricida lascerà strascichi dietro di sé anche sulla futura Libia.